Comincia una nuova ed importante rubrica per Caserta Sera. Sarà la nutrizionista, la dottoressa Michelina Petrazzuoli, a guidarci nella nostra dieta. Ma quale sarà il taglio? Sarà la stessa dottoressa a spiegarcelo. Buonasera, innanzitutto grazie. A breve partirà la rubrica che mi vedrà impegnata su Caserta Sera e diciamo che ho ben accettato questa proposta. Sono molto contenta di poter dare il mio contributo alla testata giornalistica e sarà sicuramente una rubrica volta a fare educazione alimentare. Parleremo di tanti argomenti, parleremo di falsi miti alimentari e scopriremo anche le ricchezze del nostro territorio che, oltre ad essere buone, sono anche sane e possono aiutarci a nutrirci in maniera più appropriata. Dottoressa, quanto è importante oggi la nutrizionista nella correzione dell'alimentazione? La figura del biologo nutrizionista oggi è molto importante. In realtà dal biologo nutrizionista non si va soltanto perché si vuole perdere il grasso in eccesso o per vedere come fare per entrare nel jeans che ci andava 10 anni fa. Assolutamente no. Il biologo nutrizionista chi è? È un professionista amico che ad oggi ci aiuta a compiere un percorso nutrizionale che serva non soltanto a dimagrire, a perdere peso, ma che ci insegni a mangiare, che ci faccia da guida per curare o meglio, per affrontare al meglio possibile quelli che sono i disturbi che per esempio possono provenire da una patologia oppure laddove ecco, il soggetto per fortuna sia già sano di per se stesso, si possa mantenere meglio lo stato di salute. La corretta alimentazione molto spesso è un po' fraintesa. Ecco, il biologo nutrizionista è quella figura che ad oggi ci aiuta a capire quale notizia, magari letta sul web, è veritiera e quale invece non è poi molto molto vicina alla realtà dei fatti. Quindi sostanzialmente siamo ecco, degli educatori nutrizionali e siamo delle guide, degli amici. Io dico sempre ai miei pazienti che per loro devo rappresentare un po' una sorta di gancio in mezzo al cielo o se vogliamo il freno di emergenza quando siamo in treno. Qual è l'errore più frequente che noi commettiamo? L'errore più frequente che si fa nell'alimentazione di solito è legato all'associazione tra alimenti, spesso è quello che si sbaglia, oppure per esempio un errore molto semplice è quello, pensando agli oli, di non utilizzare per esempio un cucchiaino per dosarlo, quindi di utilizzare direttamente la bottiglia per versarlo per esempio sulle nostre insalate e lì ecco quel piccolo errore fatto reiterato per più volte al giorno, per tutti i giorni dell'anno, può portare poi ad avere un eccesso di peso oppure ad affrontare in maniera un po' più burrascosa le nostre condizioni fisiopatologiche. Diciamo che oggi è utilissimo affidarsi alle figure professionali come il biologo nutrizionista, il medico nutrizionista, il dietologo e il dietista, che sono le quattro figure che in Italia possono consigliare l'alimentazione più opportune e sulla base di quella che è la valutazione fisiopatologica del soggetto.